Sassuolo, De Zerbi, spiace per addio. Shakhtar, può essere. Dispiace perché ci separiamo e oggi è l'ultimo giorno. Se è vero che vado allo Shakhtar, può essere, dobbiamo vederci per mettere giù tutte le cose in maniera definitiva. Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la vittoria sulla Lazio, ultima panchina del tecnico con i neroverdi. Maldini su Donnarumma, c'è tempo, non troppo. Paolo Maldini ha parlato del futuro di Donnarumma al Milan, con un rinnovo che ancora non arriva, ci sarà tempo. Non troppo, ma c'è. Stasera non è giusto dire niente. Non dico mai bugie, ora è solo il momento di festeggiare e lui era tra quelli più contenti. Napoli, De Laurentiis saluta Gattuso, ti ringrazio. Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis, questo il tweet con cui il presidente del Napoli saluta Gattuso, le strade tra club e allenatore come previsto si separano. Pirlo, mi vedo alla Juve al 100%. Io mi vedo al 100% ancora alla Juve, ma non sono io che decido. Ora ci godiamo questa qualificazione e poi ne parleremo con la società. Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, a DAZN dopo la vittoria di Bologna e la qualificazione in Champions League. Chiellini, ultima alla Juve? Ne parleremo. Giorgio Chiellini non si è sbilanciato in merito al suo futuro, lontano o meno dalla Juve. Ora è davvero impossibile parlare di futuro. Io sono tranquillo, se ne parla e si fanno progetti. Se è stata l'ultima partita, almeno mi rimarrà un ricordo positivo, altrimenti meglio ancora. Ora penso alla nazionale, ha detto il difensore bianconero a DAZN. PSG, Mbappé, futuro. Progetto sportivo è fondamentale. Tutti sanno che ho un profondo attaccamento per il club. Sono sempre stato grato al presidente, ai miei vari allenatori. Dopodiché, quello che voglio è vincere. Quindi il progetto sportivo è fondamentale. Lo ha detto Kylian Mbappé, attaccante del PSG, parlando con la TV francese dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore della Ligue 1. Parole riferite al futuro dell'attaccante francese, oggetto del desiderio di Real Madrid e dei principali top club europei. United, rinnovo dorato per Bruno Fernandes. Il Manchester United vuole blindare Bruno Fernandes. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, il trequartista portoghese dovrebbe firmare presto il rinnovo di contratto e dovrebbe percepire un ingaggio da 200.000 sterline a settimana. Bologna, Bigon, Mihajlovic resta con noi. Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus riguardo il futuro di Mihajlovic. Come da normalità ogni anno a fine stagione ci si piglia quel po' di tempo per programmare il futuro ed insieme andare avanti, non credo ci saranno grandi problemi da parte nostra e del mister nel continuare insieme. Ranocchia, non so se RSTRO, ora mi godo LA Festa. Se saluto l'Inter? Non so, però ora mi godo la festa. Andrea Ranocchia non ha dissipato i dubbi sul suo futuro, il contratto è in scadenza a fine giugno, NDR, ai microfoni di DAZN. Atalanta, idea Ospina per LA Porta. A fine stagione Davide Ospina con ogni probabilità lascerà il Napoli, ma l'ex portiere dell'Arsenal potrebbe restare in Italia. Secondo quanto riporta il Mattino, infatti, sulle tracce del numero 1 colombiano ci sarebbe l'Atalanta. Il contratto di Ospina scade nel 2022 e la sua valutazione è di circa 5 milioni di euro. Marino, Gotti, ci incontreremo e valuteremo insieme.
sembra sempre più lontano da Udine il futuro dell'allenatore bianconero Luca Gotti. Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita con l'Inter, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha dichiarato: «Le valutazioni su Gotti sono positive, ma ci incontreremo e valuteremo nei prossimi giorni». Udinese, Marino: «Nessun segnale di allinter su De Paul». Pierpaolo Marino: «Non si sbilancia troppo sul futuro di Rodrigo De Paul, Inter? In passato aveva mostrato parecchia attenzione, ma non era il momento giusto». Ha confessato il DT dell'Udinese ai microfoni di DAZN prima del match. Con i nerazzurri ultimamente però non ha mandato segnali precisi riguardo al giocatore. Dallinterra pronta l'offerta dello United per Kane. Secondo il Times ci sarebbe anche il Manchester United nella corsa per arrivare a Harry Kane, destinato a lasciare il Tottenham nei prossimi giorni. Pronta l'offerta dei Red Devils, che devono superare anche la concorrenza cittadina del City. Dalla Spagna, quasi fatta per Depay al Barca. Secondo quanto riporta il catalano Sport, il Barcellona avrebbe praticamente chiuso il trasferimento di Memphis Depay, attaccante olandese del Lione in scadenza di contratto con i francesi. Il contratto prevederebbe una scadenza nel 2024 e uno stipendio di 5 milioni più bonus per il giocatore.